Andiamo a vedere oggi il super incrociatore americano Annapolis. Io solitamente non gioco le navi americane, chi mi segue lo sa perfettamente, però oggi ho detto, sai che c'è di buono, proviamo qualcosa di diverso rispetto al normale. Ecco quindi l'Annapolis. Mi raccomando ragazzi, se questi contenuti sono di vostro interesse, iscrivetevi al canale. Se volete provare il gioco completamente gratuito, trovate il link in descrizione. Se volete un clan in cui giocare tranquillamente, potete fare richiesta nel clan RN, il mio clan, oppure mandare un messaggio DaviJ90 scritto in questo modo. Partiamo come sempre dall'inizio. Ci sono tante cose da dire, cercherò di essere rapido ancora di più nell'introduzione, perché poi farò una partita live dove insomma andremo a vedere a 360 gradi la nave. Integrità 56%, riduzione danno siluro 16%, artiglieria, ragazzi, subito. Ricarica 5,5 secondi, penetrazione 34, probabilità incendio 14, danno 2008. Pazzesco. Incursione aerea per il sommergibile, arriviamo fino a 8 km, danno 5635. Difesa contraerea a valore di 100, arriviamo fino a 6, danno continuo 685, esplosioni 10. Vi dirò anche come ho fatto ad avere un valore così elevato. Manovrabilità è una nave rapida, 35 nodi, un po' pesante nelle manovre, ma è giusto che sia così. Mimetizzazione, 11 km. Possiamo scegliere tra ricerca idrofonica e sbarramento contraereo. Sbarramento contraereo, l'antiaerea così settata è potente, però se volete ancora qualcosa di più, se giocate in accoppiata con una portaerei, va bene. Recupero vita, squadra di riparazione e poi radar fino a 10 che dura 48 secondi. Mettiamo quindi sistema di controllo danni del tiro modificato 2, mimetizzazione, propulsione, rapidità delle torrette più 15%, radar aggiuntivo più 20% all'utilizzo e poi armamento principale modificato 1. Bandierine per quanto riguarda tutte da combattimento, potreste decidere di mettere queste qui, sì, per avere ancora più probabilità di incendio e magari levare la rammata e la ricarica dei consumabili, oppure l'antiera, decidete voi, insomma. Per quanto riguarda il capitano, io l'ho settato così, andiamo a mettere quindi ingrassatore di equipaggiamenti 20%, bersaglio prioritario, sovrintendente, scarica di adrenalina, artiglieri di primo grado, mimetizzazione e poi qui vostra scelta, esperto in difesa contraerea e antisommergibile, quella che ho messo io, altrimenti levate questa skill, recuperate 4 punti, mettete consumabili migliorati, più 10% anche al radar e poi a scelta tra appunto esperto in demolizioni o ancora addestramento per il fuoco concentrato, di più alimentatore di cannoni. Avete ovviamente una vasta scelta, vedete un attimino il vostro stile di gioco. Per quanto riguarda l'aspetto, la mimetica che insomma non è che mi faccia impazzire, abbiamo questo celestino, questo no, questa è proprio brutta, questa è un po' più scura. Le bandierine poi, le immancabili Jolly Roger, si è mezzo buggato tutto, il bello della diretta, ah, vabbè, le navi noleggiate, le Jolly Roger per supportare insomma la nostra partita. Mi raccomando con i mi piace ragazzi e condivisioni, gameplay, via. Questa potrebbe essere una partita molto interessante, due cacciatorpedinieri, una portaerei e siamo esattamente nella modalità corsa agli armamenti, isole di ghiaccio, quindi vediamo un attimino cosa riusciamo a fare. Cosa importantissima, sicuramente dobbiamo affondare i cacciatorpedinieri avversari in modo tale da limitare anche la presa dei bonus. Ragazzi, i bonus sono importantissimi in questa modalità perché ovviamente vi daranno un vantaggio esclusivo alla vostra nave, quindi se sparate ogni 5-5 con la ricarica, magari arrivate a 5. Mo non ho fatto i conti. Per ogni salva su tutti i cannoni è ok. Anche i nemici avranno questo bonus, quindi dobbiamo rimanere al passo rispetto anche a quello che è quello che fanno i nemici, insomma. Purtroppo qua lui mi va a torpare da sinistra, da destra, scusate.
Va bene, va bene, va bene. Non è un problema, un grosso problema. La nave non ha una grandissimissima manovrabilità, ok, quindi fa un po' di fatica a fare sta cosa. Cacciatorpediniere è un pochino complicato da colpire, ok? Quindi se dovessi scegliere tra una nave sicura e una nave che... purtroppo è un po' complicata. Allora, devo essere sincero, qui il fumo dello Yamagiri mi sta aiutando molto. Mi sta aiutando particolarmente. Vedo un Condé di punta, fermo, quasi fermo, non sto ben capendo. E andiamo su di lui. Yamagiri ha fatto tutto bene e poi si è suicidato. Non ho capito sta cosa. Non l'ho capita. That's a problem adesso senza DD. A big problem. L'ho appena visto l'Annapolis lì. Che danno un poco fastidio. Non poco fastidio questa Annapolis. Non posso mica stare con un cannone. Scontro tra Annapolis. Tanto spariamo. So quanto posso andare avanti anche indietro ancora per... devo coprire, devo anche pensare alla difesa, eh. Qua ci è andata bene. Leviamo la modalità. Non so quanto resist possiamo. Quel Salem però è quasi morto. Ma non so quanto resisteremo ancora. Dobbiamo prendere quella ricarica, sarebbe fantastica. Lo Yamagiri, non ho capito lo Yamagiri. Cioè, bello il fumo, ok. È stato interessante. Però poi. Veramente, io sarei propenso ad andarmene da qua. Quel bonus non lo prenderò mai. Sarei molto propenso ad andarmene. Immaginavo. L'ho un po' sprecato qua. Va bene lo stesso. La Louisiana, dobbiamo fare attenzione. Sai che c'è di buono? Spariamo. Andiamo proprio sulla Louisiana. Gliel'ho voluta dare la scarica.
Quel bonus sarebbe bellissimo da prendere. Non lo so. Il problema è che mi spara. No, mi devo allontanare. C'è la Musashi che mi spara. Se mi prende, mi fa male. Veloce, 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 veloce. Lui ha anche usato la raffica. Rinforzo. Raffica che fortunatamente non mi prende. Mi è andata bene. Se prendessimo questo qua, allora abbiamo rischiato abbastanza. La situazione è la seguente. Dobbiamo prendere quel bonus in primis e poi torniamo a sparare. La partita è difficilissima. Quel cacchio di... è fastidioso quel... come si chiama lì? Quello Zorchi, eh? Difficile. Difficile da prendere. Molto complicato. Incendi e quant'altro. Dobbiamo un attimo fare i conti con sta cosa. Andiamo più in alto. Guarda, i bonus secondo me ci stanno tenendo su. E prendi può. Questa è una modalità interessante. Incendio e qui soffre lui. Va bene, dai, se l'è presa la chiamata, fa niente. Lascia star, fa niente. Senti, recupero ancora un po' di vita, dai. Perché mi sta forse vagamente guardando. La partita è che non è vinta. Dobbiamo... mi sono concentrato poco sui cacciatorpedinieri. Lo so, avete perfettamente ragione. Però nel tentativo di prendere lo Zorchi, quanti danni magari non avrei fatto su altre navi. Dobbiamo fare i conti con tutto. Ah, questa kill non la prendo io. Va bene, la portiera è chiusa. Vado a prendermi quella ricarica. Quella vita sarebbe fantastica anche. Cosa abbiamo preso? Danno aumentato. Non ho gittata. Non ci arrivo. Purtroppo non arrivo al... ora sì. Sta avvicinando. C'è sempre uno Yamagiri. Pensa proprio. Fatto pochi danni comunque per essere... per quello che abbiamo visto, per quello che... per la situazione in cui ci siamo messi. Vanno pure bene. Mi ha sparato senza... Non ero puntato, lo sai. Io ho visto che non ero puntato. Quella vita in più sarebbe fantastica.
Non so, raga, 141. Pochino, eh. Allora, ogni quanto spariamo. Allora, la nave a me, comunque sia, al netto di tutto, essendo americana, non mi piace la... Non mi piace la tipologia di tutto, insomma. Ma sono spottato. Forse sto facendo un errore ad uscire dal capo, lo sai? Però quello Zorchi... Buona. Ogni quanto spariamo? Ogni 3 secondi. Io mi faccio la raffica con lui, con le AP mi fa relativamente poco danno. 160. No, abbiamo fatto pochi danni. 17 aerei, 13 incendi. Non è stata una partita facile, dobbiamo dirci anche questo, perché perdere lo Yamagiri subito in quel settore, insomma, ti sei sentita la mancanza a un certo punto. Poteva spottare, poteva torpare, poteva fare tante cose. Comunque adesso la nostra ricarica è a dir poco imbarazzante. È a dir poco imbarazzante. Spariamo ogni 3.2, perché stiamo comunque recuperando un pochino di vita. Ogni 3.2, signori. Ogni 3.2 secondi. Non c'è più tempo, peccato. Se no un altro po' di danni li avremmo fatti. 165, ragazzi, è poco. È poco. Però arrivare a sparare ogni 3 secondi. 3 secondi. 17 aerei. Se la porteria avesse mandato qualche aereo in più, probabilmente avremmo fatto un punteggio più elevato. Otteniamo solo... Abbiamo fatto solo 3 kill. Potevano essere anche 5 a questo punto. Dreadnought. 17 aerei, 165. Super porteri, qualche bonus preso. No, primo non lo so se primo. Però 2000 ce li portiamo a casa sicuro. 2000... 2100, dai. 2829. Abbiamo fatto quasi 3000 base. Ha pagato tantissimo. Guarda, io sullo Yamagiri, lo ripeto, allora... il fumo all'inizio è perfetto, ci stava perché ero in difficoltà, c'era la portiere che subito era venuto su di me, ci sta, ok, bravissimo. Però poi non ho capito la giocata, non l'ho capita. Cose sue. Abbiamo fatto male al Condé. Da incendio abbiamo fatto solo 37, la maggior parte del danno è venuto con la batteria principale. A Napolis 32, lo Zorchi poi l'abbiamo chiuso, la Musashi, la Louisiana, abbiamo rischiato il giusto perché comunque i danni li abbiamo subiti e ci potevano one-shottare, potevamo one-shottare noi gli altri, potevamo fare più danni, potevamo fare 200, potevamo fare 230, poteva succedere veramente di tutto. Questa qui per esempio è un'altra partita che ho giocato poco prima di questa qui, dove ho fatto quasi 234.000, poi un'altra ancora ho fatto 180, 190, il danno costante questa nave lo riesce a fare, proprio perché, ripeto, avete una cadenza di tiro a dir poco spaventosa, 5.5 secondi base è qualcosa di terrificante. Potete optare per anche, non so, se avete un gruppo di corazzate e siete ben nascosti, date incendio a una e poi date incendio all'altra. Farmate entrambe le navi, a meno che non ci sia qualcosa di più facile o serva la vostra attenzione da un'altra parte. Non so, c'è un incrociatore nel fumo, fate radar, un cacciatore pediniere che sta cappando. Valutate sempre caso per caso. Però, ripeto, se la nave entra a regime, questa è una nave che ti... mantiene una media altissima dei danni medi a partita, se volete alzare appunto
quella statistica lì. Personalmente, comunque sia, al netto di tutto, io non la preferisco tantissimo perché è una nave americana, ha la cadenza, ha l'angolo di tiro che non mi piace, quindi non la vado a preferire rispetto ad altre navi. Attualmente è al 43%, ma non è un problema perché sono sicuro che riuscirò a farla salire molto nelle prossime partite, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, sempre che non mi annoio prima di utilizzarla. Ragazzi, video terminato. Io come sempre vi ringrazio per i like, i commenti e le visualizzazioni. Noi come sempre ci vediamo con un prossimo gameplay. Ciao!